siamo a Sanremo. E qui in diretta da Sanremo, nella nostra postazione di Radio Bruno, abbiamo Lorenzo Fragola. Ciao. Ben ritrovato. Grazie mille. Come grazie va? Mille. Come stai vivendo questa avventura sanremese? Beh, finora devo dire bene, nel senso che me la sto godendo, quindi sono felice di come è andata ieri, ormai ho rotto il ghiaccio e poi dai, piano piano sto prendendo confidenza. Sei il numero uno nella classifica di iTunes come il pezzo più scaricato. No, sono felicissimo di questa cosa, anche perché non me l'aspettavo. Quindi no, finora davvero bene. Poi adesso ci sono altre due serate, quindi intanto mi concentro su quelle. Però devo dire che mi fa tanto piacere, davvero tanto. A proposito delle altre due serate, come ti stai preparando a questa sera, il venerdì e poi domani la finalissima? Ma ripeto, non penso di che ci sia un modo per prepararsi, nel senso che poi alla fine se uno è pronto e preparato o meno lo scopre nel momento stesso in cui la fa, quindi no, ci penso poco, nel senso che preferisco pensarci gli ultimi 5 minuti, ecco, prima di salire, così mi concentro del tutto e niente, cerco di dare il meglio, però non voglio perdermi in pezzetti perché poi si accavallano tra di loro eccetera, la tensione, quindi no, la vivo con tranquillità. Senti, c'è qualcosa che è successo di positivo, un commento che proprio ti ha entusiasmato più degli altri, che vuoi ricordarci e condividere con noi? Ma un commento da parte positivo, dopo la tua esibizione, le tue esibizioni anche con la cover magari. Ma a me ha fatto tanto piacere ricevere i complimenti del direttore d'orchestra, che è Lucio Fabbri, che ieri praticamente ogni volta che ci incontriamo è sul palco, perché tra l'altro lui prove, io tanti altri impegni, quindi ci incontriamo sul palco subito dopo e quindi è capitato, è passato, quindi mi ha fatto i complimenti, ho detto sei stato veramente bravo e detto a lui è per me un grande onore. Ieri tra l'altro, come tutte le altre sere, condividi il palco con un gruppo di tuoi amici che sono Il Volo. In questi giorni avete avuto modo di scambiarvi, insomma, dei consigli tra di voi. C'è invece qualcuno magari dei big, tu sei molto amico, anche per te un mito, di Gianluca Grignani, ti ha dato anche lui dei consigli importanti? Sì, devo dire che no, col Volo che apparteniamo a due mondi che sono diversi fra loro, quindi la cosa bella è che abbiamo dei punti di vista differenti, per cui magari io nel mio mondo posso dare dei consigli, loro nel loro mondo mi possono dare consigli, quindi questa è una cosa che mi affascina tantissimo, è bellissimo. E poi con Gianluca Grignani, no, devo dire, pensavo, non lo conoscevo ovviamente, quindi avevo un po' paura di magari Gianluca Grignani, no? Invece mi ha sempre coccolato e questo mi fa tanto piacere. Tra l'altro quello ho chiamato, ogni tanto ci scambiamo quando non siamo vicini, come è successo, è capitato. E, no, mi dà tanti consigli, poi mi dice sento delle belle vibrazioni, quindi vai tranquillo, cioè, grazie mille. Allora, prima di salutarti, sappiamo che l'album è in lavorazione, ma in lavorazione proprio qui a Sanremo, nella tua stanza, anche, d'albergo. Non è proprio nella mia, ma hanno praticamente trasferito. Sì, l'ho trasferito tutto lo studio praticamente in una camera d'albergo e quindi quando ho un momento libero vado là. Sì, è da pazzi, ripeto, perché infatti mi prendono in giro tutti. No, però è perché ci sono tantissimi impegni, però quello è il mio riposo, quindi andare là in camera, magari scrivere o seguire l'arrangiamento, o scambiare dei pareri col produttore, perché ecco, mi piace essere proprio presente in tutta la lavorazione del brano, quindi non soltanto per incidere. No, per esempio, sono brani già un po' scritti a livello musicale, di testo, oppure proprio ne state componendo alcuni di nuovi qui? No, la fase della scrittura proprio dei brani l'abbiamo completata. Quindi si tratta di trovare il testo giusto, di trovare l'arrangiamento giusto e anche di... Sì, probabilmente magari mentre stiamo scrivendo qualcosa di nuovo, non si sa mai, magari esce qualcosa di buono, quindi... Però finora diciamo che siamo a buon punto, ecco. Benissimo, grazie mille a Lorenzo Fragola di grazie essere stato te. Con noi. Se puoi salutare gli amici di Saluto Radio Bruno. Saluto tutti gli amici di Radio Bruno. Bruno, ho detto. Repeat? Perché la R non ce l'ho, quindi... No, saluto tutti gli amici di Radio Bruno, un bacione.